forza, forza, salutiamoci. Che fa bene. Oh. Ciao. Ciao. Allora, intanto cominciamo a giro, così mi dite da dove venite e cosa vi porta qui. Partiamo da Valeria. Valeria, dici. Valeria, devi accendere il microfono. Aprirlo. E ciao anche a Riccardo, che si è unito. Vivo ad Ariccia e mi porta qui la curiosità. Ottimo, ottimo. Anche se devi sapere che nei tempi massonici c'è scritto che chi è curioso non può entrare. Allora non sono curiosa. Ma ne parleremo. Perfetto. Dimmi, dimmi. Mi porta qui l'interesse. Ecco. Va meglio? Ottimo. È una motivazione maggiore, migliore. No, assolutamente va bene anche la curiosità. In fondo, quando le cose non si conoscono, si conoscono poco, è giusto averne. Muove il mondo la curiosità. Claudio, tu mi dicevi che vieni da Milano, ma in realtà ti sei trasferito a Modena, giusto? Sì, esatto, vivo a Modena, però sono originario di Milano, però siamo in generale sono molto viandante, quindi non ho una dimensione fissa su cui fissarmi. Sono qui perché seguo la tua rubrica da un annetto e mi trovo, cioè fino a poco fa stavo ascoltando qualche tuo brano che leggi e sono molto interessato a tutti gli argomenti, cioè, quindi la seguo regolarmente, ecco. Bene. E quindi ho approfittato mi sembrava di un'occasione di poter fare questo tipo di incontri. Sono contento che hai avuto questa iniziativa, sono contento di essere qua. Grazie, sono contenta, anche per me è un onore avervi tutti qua, così finalmente ci conosciamo anche vis-à-vis, che è fondamentale. Per ora avete un po' ascoltato la mia voce o quantomeno vista in qualche video, ma sicuramente sarà differente l'approccio che avremo questa sera e le cose che insieme andremo a radunare come conoscenze in questo primo incontro, per poi poterne parlare per chi riuscirà a resistere un po' fino alla fine. Allora Silvia, passo a te. Grazie. Io abito a Belluno e ho scoperto, diciamo in maniera abbastanza casuale, i suoi video, direi 5 giorni fa massimo, e poi l'ho contattata e lei mi ha detto che iniziavano questi incontri e allora ho detto devo esserci assolutamente. Ho cominciato dall'inizio, quindi dal secondo video che ha pubblicato ormai 2 anni fa, che era sull'iniziazione di Steiner. Mm-hmm. E l'ho ascoltata ed è stato amore a primo ascolto e quindi eccovi qua. Steiner fa questo effetto. Sì, ho fatto quello. Un piacere, grazie Silvia. Grazie per la tua testimonianza su Steiner, nel tuo amore. Allora, andiamo a Nancy, che l'ho saltata, credo. Prego Nancy. Ciao, allora, io sono di La Spezia, abito vicino a Spezia, in Liguria, e sono qui perché mi ha portato qui il mio cammino. Diciamo, sono stata interessata già 2 anni fa da Steiner, per cui ho ascoltato le tue letture e ti faccio i complimenti. E ti ringrazio anche tanto, perché certe volte cercavo mi facevo delle domande e poi magari venivo a casa e trovavo la tua lettura che mi dava la risposta. Sono contenta, sono dei supporti fondamentali, degli strumenti validi, al di là di me che li leggo, ma in generale già i libri danno delle conoscenze assolute di cui necessitiamo, e poi magari se si trova anche la persona che nella maniera corretta o quantomeno appropriata riesce poi a esprimerli, credo che è la cosa migliore un po' per tutti. Grazie Nancy. Grazie a te. Anna Maria. Anna Maria, microfono. Sono io? Yes. Sono io. Curiosità.
curiosità, tu lo sai, sono curiosa, quindi mi fa piacere. Perfetto. Ok? Va bene, oggi ce la teniamo. Questo. Bocca al lupo. Crepi il lupo, grazie. Simone, dici tutto. Ciao, buonasera. Buonasera. Allora, io sono molisano di Venafro, anche se sto vivendo a Barcellona. Mm-hmm. E sono iscritto al canale ormai da un anno e mezzo, 2 anni, credo. E nonostante ciò, non seguo tutti i contenuti ed è anche uno dei motivi per cui sono qui. Cioè, delle cose noto che delle cose entrano, delle altre no. Credo che questo sia in concomitanza con il mio livello di essere, diciamo. E quindi sono qui anche per provare ad unire un po' di puntini, cercare delle risposte in più. Perfetto. Grazie. Ma grazie a te. Da dove vieni, mi hai detto? Sono molisano. Ah, sei molisano, giusto. Perfetto, ottimo. Grazie. Venafro. Vabbè, giusto. L'internazionalizzazione è lo step più importante, ma anche più difficile. Quindi effettivamente motivo per il quale ad esempio Rudolf Steiner tende, come avrete notato per chi l'ha letto, a ripetere spesso gli stessi concetti più di una volta. E in generale l'esoterismo prevede che si legga un testo almeno 3 volte, proprio perché i livelli poi di lettura devono variare e variano con l'esperienza, con la conoscenza e con la rilettura, con la consapevolezza. Andiamo avanti. Silvia, abbiamo già detto Silvia, vero? Scusami, Chiara? Nel frattempo sono aumentate le persone. Sì. Prego Chiara, perdonami, Silvia. Sì, allora, buonasera a tutti. Io sono siciliana, di Trapani, però ho fatto l'università in Veneto. E mi interessavano le religioni comparate già da un po', infatti ho una laurea magistrale in scienze delle religioni e poi per puro caso ho trovato la tua rubrica durante marzo 2020, durante la pandemia, perché ero rimasta da sola in Veneto senza coinquiline e quindi ho usato Steiner al posto dei telefilm di Netflix, quindi mi sono fatta, cioè ho iniziato in questo modo e anche per me è stato subito amore. E grazie per questa opportunità. No, grazie a te per esserci, è fondamentale la tua presenza. Bene, Alberto, passiamo a te. Come stai, Alberto? Ciao a tutti, io sono friulano e vivo a Bassano del Grappa. Sono qua perché da un po' ho capito che l'unica cosa nella vita è investire su se stessi e sulla propria crescita personale. Per cui io ho iniziato a seguire i tuoi video e i tuoi interventi. Penso che da te posso imparare delle cose e quindi sono qua per ascoltarti e per seguirti. Ti ringrazio, però non sono io a insegnare nulla, io andrò solo a riportarvi quella che è la tradizione, chiaramente in base alla mia personale conoscenza come uomo, come iniziato e come ricercatore, quindi sono contenta se potrò essere utile a qualsiasi domanda o interrogativo voi vi possiate porre, semmai sappiamo che nessuno di noi ha in mano la conoscenza assoluta e la verità assoluta, c'è solo chi potrebbe avere un percorso un pochino più avanti rispetto a qualcun altro per discorsi personali, non per altro. Grazie Alberto. Riccardo, non so se hai l'audio. Ciao. Sono Riccardo, mi senti? Sì, sentite? Bene.
Sono qui per interesse, visto che per curiosità non si può stare. E sono interessato. Vado a attaccarti. Ok. Bene, grazie. Un momentino che qui attacchiamo a chi chiama. Eccoci qua. Perfetto. Tommaso. Allora, buonasera a tutti e magari la prossima volta vedo di comprarmi una webcam, almeno pure io ci sono del tutto. Comunque, allora, è da poco che... Intanto vivo a Roma. Vivo a Roma ed è da poco che ho conosciuto i tuoi video, i tuoi canali. E, diciamo che sono, come ti ho già detto a te, qualche mese che ho iniziato a leggere i libri di Steiner e come avete detto tutti ti affascina fin da subito, e questo è verissimo. E niente, poi sei stata tu a dirmi di questa iniziativa e perché insomma non coglie l'occasione, mi sembra una cosa bella. Poi io, purtroppo non ho quasi nessuno con cui parlarne, quindi sicuramente mi fa un sacco piacere. Lo so. E ti ringrazio. No, ma di nulla assolutamente. So che sono temi un pochino particolari e non accessibili completamente a tutti, quindi è bene fare questi incontri anche per questo, per potersi aprire gli uni agli altri. Grazie sì, Tommaso. Grazie a te. Giovanna. Mi ecco. Vedete? Sì. Io sono felicissima perché a parte che... Allora, mi presento innanzitutto. Io vivo a Milano da 15 anni, anche se non sono di Milano, sono originaria di Salerno. Però ormai, voglio dire, Milano forse è la città dove ho passato la maggior parte della mia vita, per cui alla fine sono più milanese. Va benissimo, comunque per il momento sono qui. E sono così felice anche di avere questa opportunità, perché io ho una gratitudine immensa nei confronti del tuo lavoro, di quello che fai, di questa enorme missione che porti avanti, ma poi come sei stata importante per me in questo momento mio di crescita personale, che a volte per quanto ho cercato di esprimertelo credo di non esserci mai riuscita abbastanza, ma soprattutto la sincronicità con cui certi argomenti venivano pubblicati nei video rispetto a come poi anche le cose andavano intorno e si percepivano nelle circostanze, nei contesti. E quindi la capacità enorme, e ti ringrazio di questo, di associare a dei testi che sono che non si commentano, vanno solo contemplati per la bellezza e la loro profondità, ma ad aver associato a questo poi la tua profonda umanità, profondissima, la tua sensibilità e la tua cultura. Quindi grazie, è un onore per me essere qui in questo momento. Giovanna, hai detto delle parole talmente belle che non mi sento io onorata, e poi per me anche troppo, quindi va bene così, ti ringrazio. Grazie di cuore, Giovanna. Antonio, ciao! Accendi il microfono. Buonasera a tutti. Mi presento, io sono Antonio, sono della provincia di Catania, quindi siciliano. Io sono arrivato con qualche minuto di ritardo, quindi la domanda di base è presentarsi, diciamo, è... Esatto. E cosa ti ha spinto a venire qua? Cosa mi ha spinto a venire qua? Diciamo che ho trovato alcuni anni fa, penso già saranno un paio d'anni, un punto di approdo e di confronto pure grazie alla disponibilità tua, su cui confrontarsi e trovare delle tematiche a cui sono profondamente interessato da molto tempo. Anche Steiner per me è stato un punto importante tra i testi che tu leggi, diciamo, un approdo perché fa, secondo me, come dire, da ponte tra quello che è un concetto esoterico e quello che è in contatto con la realtà, che è anche la tematica, penso, anche di questi incontri. Quindi quello è stato il punto di aggancio maggiore. Poi sicuramente
aver trovato in generale delle tematiche a cui sono profondamente interessato. Tutto qua. Ottimo, grazie Antonio, è chiaro. Sì. Terminiamo con Chiara, che è l'ultima, ma gli ultimi saranno i primi. Ciao Chiara. Sì, scusate il ritardo. Bene, felicissima di essere con voi, felicissima di essere con Claudia, che ho scoperto via via nelle letture durante i giorni, nelle cose che propone. E il mio percorso è... che mi ha portato qui è un percorso che mi ha visto nel tempo avvicinarmi a queste tematiche spirituali, ma in maniera molto discontinua e un po' troppo personale, diciamo così. E quindi ho sentito la necessità di cominciare un percorso con una persona che mi aiutasse a mettere una logica costante nelle cose che faccio e che approfondisco. Quindi Claudia è stata preziosa in questo. Questo incontro con Claudia, ecco, per me è importante in questo senso e sono felice quindi di essere qui e di essere con tutti voi e averlo cominciato insieme. Grazie Chiara, grazie mille. Bene, credo che ormai ci siamo presentati e per non andare troppo avanti col tempo io comincerei se per voi va bene. Innanzitutto, benvenuti a questo primo incontro di Siamo Uno. E andiamo per ordine, cominciamo con delle informazioni tecniche così da effettuare la riunione in maniera coordinata. Innanzitutto vi chiedo la gentilezza di silenziare i microfoni, in maniera che nessun rumore esterno possa disturbare. In questo caso, chi desidera può entrare con il video, può anche evitarlo, come volete. Le riunioni sono registrate, per cui anche chi non potrà essere presente il martedì, perché oggi è il primo, ci saranno tutti i martedì dalle 21 alle 22 questi incontri, potrà guardarlo in differita, perché poi sempre nella sessione community della mia home andrò a inserire i link per poter scaricare tutti gli incontri, va bene? Durante ogni incontro io leggerò una frase inerente al tema o presenterò il tema in pochi minuti, in base a quanto la tradizione esoterica detta, e se avete domande mentre darò, diciamo, questa spiegazione o anche successivamente, vi prenotate alzando la mano, che in questa videoconferenza Zoom non si fa così. In realtà voi in basso dovreste trovare nella schermata il pulsante reazioni. Adesso divertiamoci, cominciamo a usarlo e mettete la reazione che volete, compresa l'alzata di mano. Oh, così impariamo a capire come funziona. Perfetto, l'alzata di mano è quella che sta effettuando Simone, Tommaso, va bene? Quando avete il desiderio di interrompermi per qualsiasi cosa, alzate tranquillamente la mano. Oh, mappa, che bravi, ottimo, ci siamo riusciti tutti. Quindi è molto semplice. Io chiaramente cercherò di guardare lo schermo, se poi vedete che non mi interrompo perché sono nel loop dei miei pensieri, accendete il microfono e dite aspetta Claudia, non ho capito questa cosa, interrompetemi senza problemi. Bene, io direi di iniziare. Dunque, oggi è il primo incontro, quindi io avrei deciso di dedicarlo a uno degli aspetti fondamentali e necessari di ogni cultura esoterica, che è l'iniziazione spontanea. Ora, avendo parecchie cose da dirvi, spero di non superare il tempo, se lo dovessi fare, chiaramente alzatemi la mano e bloccatemi. Allora, io comincio leggendovi un pensiero, che è questo. Vi è una fase della vita in cui si manifesta una crisi profonda, in cui i pilastri delle certezze e delle convinzioni cessano di sostenerti e tendi a mettere in dubbio il senso della tua esistenza. È questo il punto in cui la ricerca può avere inizio, in cui sicuramente incontrerai una guida, un po' come fu Virgilio per Dante, che lo accompagnò attraverso i 9 cerchi infernali. La guida di un maestro è di importanza fondamentale nel percorso iniziatico, perché è molto semplice perdersi nei labirinti della nostra interiorità. La pratica alchemica, ossia l'arte della trasmutazione interiore dell'essere umano, permetterà una vera conoscenza di se stessi. Quando si accede a questo percorso, risalta da subito come gli alchimisti abbiano dato un'importanza primaria alle immagini archetipali,
Non so se qualcuno di voi ha mai aperto il Mutus Liber, lo trovate anche su internet. Immagini archetipali che rappresentano simbolicamente gli stati interiori dell'uomo, la mentalità dell'uomo moderno deve cambiare prospettiva per poterla comprendere, perché nell'opera alchemica l'operatore è dentro l'opera, cioè vi partecipa attivamente con uno stato di consapevolezza particolare, constatandone i risultati nella sua invisibile coscienza più profonda. Questo è quanto io andavo a scrivere qualche tempo fa in uno dei miei post all'interno della pagina del gruppo Facebook alla ricerca dell'agnosi, dove andavo a comunicare che scavando dentro di noi e scendendo nelle nostre profondità, quello che è nell'alchemico l'atomistico, l'acronimo in latino vitriol, che forse qualcuno di voi già conoscerà, che è visita interiora terre rectificando in venies occultum lapidem, che esorta proprio al viaggio verso la pietra occulta che è posta al centro dell'essere. E per arrivarci, la formula dice, dobbiamo rettificarci, ovvero dobbiamo operare rettamente dentro e fuori di noi, perché è proprio la retta via, in realtà, la metafora della meta stessa che l'uomo deve raggiungere. Quindi iniziamo a scoprire aspetti che avevamo completamente ignorato, e quindi prendere coscienza di voler tornare ad essere uno, con la U maiuscola. E da qui il titolo di questo ciclo di conferenze, Siamo Uno. Fondamentale per il cammino è la corrispondenza. Noi esoteristi la chiamiamo analogia. Corrispondenza tra il macrocosmo, quindi l'universo, uni, l'uno, ovvero Dio, quello che le religioni hanno identificato come Dio, corrispondenza del macrocosmo col microcosmo, noi, la moltitudine degli uomini. Pensiamo alla preghiera cristiana, così in cielo come in terra, o alla tavola smeraldina, ciò che è in basso è come ciò che è in alto. Questa si chiama analogia in esoterismo, è proprio la corrispondenza. In un testo che qualcuno di voi conoscerà, che è Frammenti di un insegnamento sconosciuto, che è il racconto di 8 anni di lavoro passati da Ouspensky al fianco del maestro Gurdjieff, sono ben rappresentati i diversi stati psichici che sono presenti in noi. Con stato psichico, Ouspensky sta parlando di polveri e metalli che sono presenti in noi. Noi siamo l'alambicco dell'opera alchemica. Non so se voi avete mai visto come lavora un alchimista. L'alchimista ha il suo laboratorio dove abbiamo questo alambicco, che è questo grande pentolone chiuso, collegato con un filo, con dei collegamenti, ad un terminale che serve per trasmutare il contenuto del pentolone. Noi siamo il pentolone, l'opera alchemica è la trasmutazione che permette quindi di tirar fuori da questo pentolone la nostra essenza, il nostro estratto, e ora vedremo di che parlo. Ora, i famosi stati psichici, quindi, che sono presenti, sono rappresentati, visto perché così in basso, così in alto, dai 7 pianeti. I 7 pianeti che fanno parte della catena planetaria della Terra e che, tra l'altro, non a farlo apposta, corrispondono anche ai 7 giorni della settimana, ai 7 arcangeli di matrice giudaica, ai 7 colori dell'arcobaleno, alle 7 note musicali, le varie corrispondenze che noi possiamo trovare nel mondo. Abbiamo Mercurio, cui corrisponde l'elemento materiale, il mercurio, Venere, cui corrisponde il rame, la Luna
è l'argento. Il pianeta Sole, al pianeta Sole corrisponde l'oro, e qui è da rimembrare tutta la tradizione egiziana di Horus, la cui storia, tra l'altro, è analoga a quella decisa dal cristianesimo con padre, madre e bambino, Maria, Giuseppe e Gesù. Poi abbiamo Marte, che corrisponde al ferro, Giove, che corrisponde allo stagno, e Saturno, che corrisponde al piombo. Ora, cosa succede? Perché vi dico questo? Perché nel corpo fisico della Terra, tutti questi pianeti, questi sette, lasciano la loro traccia minerale. I metalli corrispondenti sono presenti in natura e anche nell'uomo, nelle corrispondenze occulte che vengono identificate con i chakra. Sappiamo che abbiamo i chakra, no? Nel corpo. Quindi abbiamo la corona, nel chakra della corona, rappresentata con corrispondenza Saturno, piombo, organo della milza. Giove, terzo occhio, organo del fegato, stagno. Marte, chakra della gola, ferro, cistifellea. Sole, oro, plesso del cuore, chakra del cuore, organo cuore. Venere, rame, plesso solare, organo reni. Mercurio, scendendo sempre un po' di più, chakra del plesso sacrale, organo polmoni. E luna, argento, chakra radice, organo genitali, che come nella Kabbalah ebraica, la corona corrisponde a Malkut, Malkut alla corona, uguale anche nei chakra. Quindi gli organi genitali hanno una corrispondenza con la testa, col cervello. E qui poi si entra nella sacra sessualità, nel sesso sacro. Ci sono alcuni testi, io ho letto personalmente ad esempio il testo di Samael Aun Weor, o Weor detta in italiano, proprio sulla sessualità sacra. E lì è un discorso che nel tempo andremo ad approcciare. Ci ho premesso, c'è qualche alzata di mano prima che proseguo? Vi interessa? Oh, ok, andiamo bene, procedo. Allora, ci ho premesso, comprendiamo questo stato in cui ci si trova quando si percepisce che la realtà fisica, materiale, non basta più a giustificare la nostra esistenza. Ovvero quando iniziamo a porci quelle domande, quelle cosiddette domande esistenziali, e comprendiamo che nella scuola, nelle teorie scientifiche assodate, riescono a rispondere ai quesiti imminenti che cominciano a ronzarci un po' per la testa, in alcuni casi anche a tormentarci, dinanzi ad una spinta interiore, alla nostra voce interiore, che spesso percepiamo essere nel giusto, no? Quasi essere un po' conoscitrice rispetto ai nostri pensieri, a ciò che accade fuori di noi. Quindi abbiamo noi un sentore, abbiamo qualcosa di vero, molto vero dentro di noi. Ecco, io vi sto parlando della vera iniziazione spontanea, ovvero il punto di partenza di una iniziale consapevolezza che solitamente nasce dinanzi ad un'esigenza ben precisa. Questa esigenza gli antichi l'avevano scolpita sul frontone del Tempio di Delfi. È il famoso gnotis auton dal greco, ovvero dal latino noscete ipsum, italiano conosci te stesso. Ed è solo dopo la prima presa di coscienza che inizia il viaggio, quando decidi di conoscere te stesso. Ai tempi antichi, cosa che tra l'altro viene ripresa anche nella massoneria, nel rituale di iniziazione, si veniva chiusi in un sepolcro per 3 giorni. Oggi non si fa più in massoneria, perché altrimenti ti viene a prendere la forza dell'ordine, ti chiudono in qualche minuto, però all'epoca erano 3 giorni, in attesa di che cosa?
di risorgere a nuova vita. E questo vi ricorderà anche qualcosa, no? C'è stato qualcuno che è stato chiuso in un sepolcro e poi è risorto, giusto? La tradizione cristiana ce lo dice. Ora, per sapere cosa significa iniziazione, bisognerebbe per prima cosa sapere che cosa significa uomo. Che cos'è l'uomo? Innanzitutto l'uomo è un campo di coscienza. E in quanto campo di coscienza è vibrazione ed energia. Sappiamo, se avete letto anche qualche testo d'ermetismo o d'Ermete Trismegisto, non so se io ho letto qualcosa, probabilmente sì, che ci viene detto in tutte le lingue che l'uomo è vibrazione, che l'uomo è energia. Addirittura ci sono le famose regole ermetiche, le leggi ermetiche, che ti dice che tutto è energia, tutto è vibrazione. E perché l'uomo non dovrebbe esserlo, visto che l'uomo, microcosmo, macrocosmo, è analogo? Eppure noi nasciamo con una cultura che ci mostra la preoccupazione di cosa sia Dio, non di cosa sono gli uomini. E così facendo diventiamo dei cattolici pseudo praticanti che frequentano la chiesa, diventiamo il commerciante abietto che vive per il dio denaro, diventiamo il socio di un'associazione di beneficenza che cerca di fare il bene al bisognoso solo per ricevere la gratitudine, diventiamo l'ateo che cerca il principio primo nel Big Bang, eccetera, eccetera, eccetera. Tutti cercano fuori, pochissimi fanno il contrario, volgendosi verso dentro, quasi nessuno, solo chi è qui oggi. Pochi esemplari. Perché? Perché guardarsi dentro è estremamente faticoso, prevede solitudine, guardarsi dentro prevede coraggio. Appena inizio a guardare dentro di me, parte la crisi. Perché scopro che non mi conosco, perché scopro che non so chi e cosa ho accanto, scopro che se inizio a pormi delle domande potrei anche impazzire perché le risposte che individuo contrastano quasi nettamente con ciò che appare fuori di me. Ma è proprio nel contrasto, è proprio in questa disarmonia che inizialmente chiaramente va a prevalere, che in realtà io troverò finalmente la strada. Se avrò pazienza, se avrò fiducia, se combatterò i miei demoni interiori, a un certo punto, come dice la tradizione, quando l'allievo è pronto, il maestro appare. Questo succede. Prima che vi sia un maestro fisico, il maestro dentro di noi appare. Ovvero si comincia il viaggio. E quando si inizia il viaggio, si comincia ad entrare in risonanza, vibrazione, con il cosmo, con l'universalità, con i concetti di fraternità, di amore e di luce. L'uomo quindi riconosce, perché già conosce, riconosce quei mezzi, no? Che aveva sempre avuto a disposizione, ma di cui non era consapevole, e li riconosce come strumenti di conoscenza. L'uomo comprende di non essere solo materia e che l'involucro nel quale è inserito è la manifestazione esteriore della sua essenza. A quel punto gli vengono incontro tutte le dottrine della cosiddetta filosofia perenne, della cosiddetta tradizione antica esoterica. E non è un caso se voi siete qua, perché il caso non esiste. Tutto arriva quando deve arrivare, quando il vostro maestro interiore si è acceso e ha deciso che è il momento opportuno. A quel punto l'uomo comprende che nell'epoca in cui vive, hic et nunc, qui ed ora, è ciò che conta, deve cercare la vera conoscenza, guardando dove? Guardando indietro, perché solo così potrà andare avanti nel suo percorso evolutivo.
apprendi che non esistono televisioni, radio che ti insegnano questo, ma esistono tomi e tomi di conoscenza perduta, dimenticata negli scaffali delle biblioteche più storiche, dove si può trovare risposta alle molteplici domande che ci si pone, ma bisogna avere la volontà. Inizia apprendendo che non è semplice corpo fisico, ma che possiede quelli che la tradizione antica denomina arti sottili, come uno spirito e un'anima. Ma questo dopo l'insediamento del cattolicesimo in Europa, perché in realtà c'è tutto un prima. Quando si sapeva, quando si nasceva nella consapevolezza che gli arti, i corpi sottili dell'uomo, sono fino a 7. Noi abbiamo un corpo fisico, un corpo eterico o vitale, un corpo astrale o corpo del desiderio, come lo chiama Steiner, un corpo mentale, e qui Steiner, Rudolf Steiner, antroposofia, ci parla di anima, dividendola in senziente, razionale e cosciente. Ma queste cose a tempo debito le possiamo vedere, ma chi già ha letto Steiner le sa queste cose. Poi abbiamo un corpo causale, che Steiner identifica col sé spirituale. Poi abbiamo un corpo buddico o spirito vitale e un corpo divino, chiamato nelle tradizioni atmico o monade, che Steiner chiama uomo spirituale. Voi capite che quando l'uomo comprende che non è solo quello che vede, quello che tocca, quello che sente con i sensi, entra in crisi. Quindi in una prima fase l'individuo riesce a capire certe cose, apre la sua mente, che la società vorrebbe tanto chiusa e limitata alle questioni pratiche, al lavoro, perché in testa ci riempiono di nozioni molto molto pragmatiche, perché quello che interessa è la sopravvivenza sociale, psichica, emotiva, però è sopravvivenza, e si sopravvive quando poniamo in silenzio obbligato quella voce interiore, quelle sensazioni di inadeguatezza, quei pensieri ribelli che affermano che qualcosa non va, che il mondo non sta andando nella direzione giusta. E quindi la prima domanda che ci poniamo è sbagliato il mondo o sono sbagliato io? Chi sono io? Chi è questo io? È da questo momento che succede qualcosa nei corpi sottili dell'uomo. Accade quello che noi esoteristi chiamiamo il risveglio. L'entrata sul sentiero. E solitamente al risveglio iniziale o iniziazione spontanea può sopraggiungere una prima illuminazione. Questo accade quando spontaneamente, per esempio durante il sonno, senza che se ne mantenga il ricordo, dopo la lettura di un testo sacro, oppure camminando tranquillamente nella natura, ci si sente di colpo pervasi da un sentimento d'amore universale, di grandezza, di gloria, di comunione con il tutto. Accade e l'attimo dopo si è diversi dall'attimo prima. Io immagino avrete letto qualcosa sui libri di Ur, del gruppo di Ur, o alcuni passi. Però c'è un piccolo capitolo che è stato scritto dal maestro passato, Arturo Reghini, che si firma Pietro Negri. Ecco, qui apro una piccola parentesi perché fondamentale è il nome iniziatico che viene dato durante un'iniziazione reale, non quella spontanea. Quella spontanea è l'inizio solo del risveglio, abbiamo detto, no? Poi chi desidera può entrare in percorsi iniziatici veri e propri, che oggi qualcuno ancora si salva. Il nome iniziatico, ad esempio, non esiste in massoneria, perché oggi la massoneria è speculativa,
ma esiste nell'ordine martinista, esiste in ordini cremmersiani, in ordini comunque magico-teurgici in generale, non tutti. Perché, come dicevano i latini, in nomen omen, cioè nel nome un destino. E valutate che qui il discorso sarebbe molto ampio, ma lo chiudo subito. Se ogni nome, bisognerebbe entrare nella numerologia esoterica, ma ogni nome è un numero. Ogni uomo è un numero. Gli ermetisti dicevano che tutto è numero. Prendetelo e mettetelo da una parte questo concetto, lo rivedremo più avanti nel tempo. Quindi, dicevo, in questo capitolo, dal titolo Subspecie interioritatis, Righini spiega che era una giornata affatto simile alle altre ed io mi trovavo in perfetta salute di corpo e di spirito e per la prima volta ebbi coscienza dell'immaterialità. Ebbene, Righini stava fermo in piedi su un marciapiede del Palazzo Strozzi a Firenze e stava parlando con un amico. Ad un tratto, scrive, mentre parlavo o ascoltavo, ecco, sentii diversamente la vita, il mondo, tutte le cose. Mi accorsi subitamente della mia incorporeità e della mia radicale, evidente immaterialità dell'universo. Mi accorsi che il mio corpo era in me, che le cose tutte erano interiormente in me, che tutto faceva capo a me, ossia al centro profondo, abissale e oscuro del mio essere. Fu un'improvvisa trasfigurazione. Il senso della realtà immateriale, destandosi nel campo della coscienza ed ingranandosi con il consueto senso della realtà quotidiana massiccia, mi fece vedere il tutto sotto una nuova e diversa luce. Queste parole sono illuminanti, se ben comprese, se ben interiorizzate, perché possono appartenere al bagaglio esperienziale di ognuno di noi. Ma torniamo un attimo all'iniziazione. Quella spontanea abbiamo detto che avviene sul piano della coscienza, della consapevolezza. Poi a quel punto accade qualcosa. Adesso, dal momento che sono le 9:46, se voi volete proseguire, me lo dite. Perché altrimenti mi fermo qui, perché so che ho detto in realtà tanti concetti, sono tanti. Però se qualcuno vuole intervenire o se volete che io prosegua, ditemi voi, perché sono altrettanti, eh? Se vogliamo entrare adesso proprio dentro ci sono concetti ancora più tosti. Per me va benissimo, poi vabbè, veramente dobbiamo decidere tutti. Anch'io andrei avanti ancora. Sì, d'accordo, proseguiamo, volentieri. Proseguiamo? Volentieri, sì, sì. D'accordo, anche per me è molto volentieri. Va bene. Allora, qui entriamo un pochino, tocco la teosofia. Chi conosce Steiner saprà che Steiner nasce in realtà dalla teosofia, anche se poi se ne allontana, perché la teosofia ha poi degli schemi e un pochino particolari che vanno colti nella giusta direzione, altrimenti c'è chi attraverso la teosofia arriva a concezioni aliene e questo non ci interessa. Andiamo, sbarchiamo su altri lidi che sono ben lontani da quello che è l'esoterismo puro, la verità delle cose. Allora, abbiamo parlato del numero 7, vi ricordate, no? Quante corrispondenze con il numero 7? Il numero 7 è un numero molto sacro anche agli ebrei. Loro dicono 70 volte 7 per dire quando una cosa è completa al massimo, cioè quando si raggiunge l'ottimale, il tutto.
Dunque, la teosofa Alice Bailey, che conoscerete quasi sicuramente quantomeno di nome, appresa la tradizione antica ed essendo stata già iniziata ai misteri, tra l'altro, aperta parentesi, Rudolf Steiner è un iniziato, Rudolf Steiner è stato un massone. Attenzione, perché quando si legge il libro L'iniziazione, in realtà io l'ho concentrato veramente nella prima parte del nostro incontro, è proprio la presa di coscienza e ci sono tutti gli strumenti che lui vi dà perché questa coscienza venga presa in toto. Però non è l'iniziazione completa, è la prima, quella che io ho definito spontanea. Detto questo, dicevo che la teosofa Alice Bailey, nei 5 volumi del suo trattato dei 7 raggi, spiega proprio cosa accade dopo quanto vi avevo lasciato, no? Lei trae i principi basilari dall'Apocalisse di Giovanni, un testo molto esoterico, dove possiamo leggere che vi erano 7 luci, cioè 7 spiriti, davanti al trono di Dio. E anche in diverse opere neoplatoniche dal carattere gnostico, dove troviamo i 7 eoni, le 7 emanazioni, come nel libro del Salvatore, che è conosciuto a tutti come la Pistis Sophia. Allora, cosa sono questi 7 raggi? Sono 7 tipi di energia. Questi 7 tipi di energia compenetrano l'intero cosmo e si manifestano in ogni forma terrena, di tipo minerale, naturale, vegetale, animale e umana. E questi 7 raggi sono l'espressione completa dell'uno, del principio primo. Quindi la dottrina dice questo: dall'uno scaturiscono i 7 raggi. Ma entrando nello specifico del nostro pianeta Terra, che appartiene al sistema solare, quindi non è l'intero cosmo. L'intero cosmo, c'è un intero cosmo e poi c'è il Sole. Ascoltatemi bene perché questo è importante ora. I 7 raggi vengono denominati, nel caso dei 7 raggi emanati dal sistema solare, vengono denominati sistemici. E sono emanati proprio dal logos solare, questa immane entità che ha la sua manifestazione fisica nel sole. Perché vi parlo di entità e di manifestazione fisica? Perché non dobbiamo scordare mai che la realtà si divide in visibile ed invisibile, secondo il principio esoterico della dualità. Se esiste il visibile, non può non esistere l'invisibile, con le sue dualistiche accezioni, quindi bianco-nero, buono-cattivo, punto-retta, unione-separazione. Così possiamo comprendere anche l'incipit del Vangelo di Giovanni. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum. Che vuol dire in latino? In latino Deum è logos in greco, quindi in principio era il logos solare. Senza il sole, che è figlio del cosmo di Dio, la terra non sarebbe esistita. Perché il sole cosa fa? Dona la vita. Ecco che il sole, detto anche fuoco cosmico dagli esoteristi, è anche logos di amore e di saggezza. Quindi il logos solare emana 7 raggi, che sono 7 differenziazioni dell'amore e saggezza. Questi 7 raggi si dividono, sempre per il principio come sopra come sotto, l'analogia, in 3 raggi di aspetto, così denominati, che sono la volontà del bene, il potere, l'amore in atto, l'amore in azione, e l'intelligenza attiva, l'intelletto,
questi tre raggi riflettono gli aspetti della Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo. Infatti nel cristianesimo il mezzo col quale il Figlio arriva al Padre, che cos'è? È lo Spirito Santo, no? Quindi lo Spirito Santo è l'intelligenza attiva. Il Figlio, il cosiddetto Gesù, o meglio il principio cristico, è l'amore in atto. Il Padre, Dio, è la volontà, il potere. Concretamente questo cosa ci insegna? Perché dobbiamo portare tutto nella pratica, se no diventa, rimane teoria. Ci insegna ad agire con amore, l'amore in atto. Per far cosa? Per realizzare il piano divino, la volontà del Padre. Quindi attraverso l'intelligenza attiva, l'intelletto, che è quanto ci unisce al Padre, a Dio, attraverso l'intelletto noi con amore raggiungiamo i piani divini. Poi abbiamo detto che sono sette raggi, no? Quindi abbiamo i tre raggi di aspetto e poi abbiamo i quattro raggi che invece sono le modalità operative, cioè come raggiungo questa realizzazione? La raggiungo attraverso l'armonia, tramite il conflitto. Qui mi viene anche un po' in mente il mito di Narciso, la mitologia classica. Signori, ci insegna tutto questo, eh? Non è che dobbiamo andare tanto indietro nel tempo, perché la mitologia classica lavora sulla conoscenza egiziana, che lavora su quella caldea, su quella babilonese, su quella paleobabilonese, paleocaldea, e poi fino all'origine dei tempi, Atlanti, dei continenti Mu, senza andare troppo indietro, già ci siamo andati io, tantissimo. Che vuol dire? Quindi il mito di Narciso, ad esempio, insegna che amare significa tentare di riunirsi nell'altro, quindi l'armonia dei contrasti. Il bianco, sono bianco, sono nero, invece di creare il contrasto io creo amore, quindi creo armonia. L'armonia tramite il conflitto aiuta la realizzazione del ritorno all'uno. La conoscenza concreta, cioè la vera scienza, perché la vera scienza è la conoscenza empirica, non è la scienza oggi così denominata scienza, che è quella che trova risposta alle malattie. Lo è se è una conoscenza empirica, altrimenti non lo è altro. Poi abbiamo la devozione, che è l'amore trascendentale. In Oriente, ad esempio, esiste la cosiddetta via del Bhakti, che praticamente è uno dei mezzi della liberazione dell'uomo. È quella che nel martinismo è chiamata la reintegrazione con la divinità. E cosa prevede la devozione? La devozione è il donarsi, è il praticare, è il pregare. Noi siamo viziati dalle religioni esoteriche. Queste religioni esoteriche o exoteriche, che vuol dire esso, fuori, l'esoterismo eso è interiore, exo è esteriore. Le religioni esteriori servono perché sono un mezzo affinché il popolo inteso come l'uomo profano, l'uomo non iniziato, possa avvicinarsi alla divinità, ma poi errano perché nel lavorare verso fuori lavorano sul materiale e col materiale, e quindi poi tutto l'aspetto spirituale è mortificato. Quindi le religioni hanno questo grande limite. E poi abbiamo l'idealismo. L'idealismo, quando uno dice l'idealismo, si pensa a qualcosa di fantasioso, l'ideale, ecco, tu stai cercando l'ideale. Non significa questo idealismo. Idealismo vuol dire usare il pensiero. Platone direbbe: è ciò che unisce l'uomo al mondo delle idee, all'iperuranio. L'idealismo è raggiungibile solo attraverso l'intelletto, all'intelligenza attiva. Questa è l'intelligenza attiva. Perché tutto ciò che noi abbiamo in questo mondo non ci viene dal nulla, viene dall'uomo. Perché viene dall'uomo? Perché l'uomo, attraverso l'intuito,
ha raggiunto il mondo delle idee, l'iperuranio divino, ha colto intuitivamente le conoscenze per creare nella materia, con la materia. La materia è uno strumento, non è lo scopo per cui l'uomo è qui. È lo strumento, è il mezzo che l'uomo deve utilizzare. L'uomo la deve, si dice, me ne ora il termine, deve rendere sacra la materia. La materia non va, non va assolutamente scartata, perché se è vero che noi siamo ciò che manifestiamo all'esterno, il nostro fisico è quello che si manifesta all'esterno, è l'interno, allora tutto ciò che è materia è frutto dell'idea dell'uomo. Quindi se l'uomo ha buone idee, la materia è buona. Se l'uomo ha cattive idee, la materia è cattiva. Tutto dipende da quello che noi abbiamo, da come noi l'abbiamo concepita, da come noi l'abbiamo creata la materia, prodotta. Può essere frutto di un buono o di un cattivo pensiero, di una buona intelligenza o di una cattiva intelligenza. Lo strumento non è mai sbagliato, è l'uso che se ne fa, e l'uso è l'idea dell'uomo. Ok, non vado oltre su questo perché ci sono tantissime altre cose da dover dire e diventano... Però che succede? Qual è il ruolo quindi di questi sette raggi che abbiamo detto che ci vengono dal corpo solare? Il ruolo fondamentale è quello che caratterizzano questi raggi, l'anima degli uomini, i loro comportamenti, la loro emotività, la loro mente. E qui poi dovremmo entrare nelle sette personalità di raggio, ma... mettiamo da parte altri concetti. Poi attraverso i sette raggi, i regni terrestri, che sono il minerale, il vegetale, l'animale, l'umano, comprendono la loro missione in questo mondo. E soprattutto sono la base delle caratteristiche di ogni nazione, di ogni popolo. E qui c'è tutto il concetto legato all'anima di gruppo. Pensate all'anima di gruppo degli animali. Abbiamo detto che reggono il funzionamento dei sette chakra, quindi come sotto, come sopra, siamo uniti, chiaramente, e poi soprattutto caratterizzano le ere, i cicli temporali. Voi sapete che siamo alla conclusione dell'era dei pesci, a fronte della nascente era dell'acquario. Non vado avanti perché ho detto troppo, sono troppi concetti, ho cercato un po' di riassumerli per dare un po' un'infarinatura generale in maniera che già dalla prossima volta entriamo in approfondimenti. Claudio, procedi. Sì, io ho una domanda che qualche minuto fa avrei dovuto interrompere, però volevo sentire fino alla fine dei sette raggi. Non mi è molto chiaro l'armonia attraverso il conflitto, giusto, dico bene? Armonia attraverso il conflitto? Questo concetto è un concetto che non mi è molto chiaro, quindi ve lo chiedo se potete approfondire un attimino questo. Esatto, è la famosa legge degli opposti. Allora, se noi viviamo in un mondo duale e viviamo in un mondo duale, perché ci viviamo? Perché c'è stata la famosa caduta di Adamo, no? Cioè il mondo duale si crea laddove Adamo, dal famoso paradiso terrestre, decide di poter creare come Dio e quindi viene declassato, derubricato nel mondo terrestre. Cioè la materia diventa la sua casa, laddove in realtà lui era completamente spirito, quindi slegato dalla corporeità, completamente. Nel momento in cui ti sleghi dalla corporeità e dall'uno diventi due, perché Dio, qui dovremmo entrare in concetti ancora più grandi, non li voglio toccare, li tocchiamo un'altra volta, però Dio a un certo punto si specchia, perché per conoscersi devi avere un due. Se tu sei uno, non potrai mai conoscere te stesso. Hai bisogno del due per poterti conoscere, del confronto,
Se un bambino lo metti davanti allo specchio, prima di guardarsi, il bambino non ha consapevolezza di com'è fatto fuori. Sa com'è dentro, lo saprà nell'esperienza futura, ma non sa com'è fuori, la materia, l'aspetto duale. Ecco il contrasto, ecco l'armonia. In realtà laddove c'è il contrasto c'è per forza armonia, perché se non ci fosse il contrasto non ci sarebbe l'essenza. Ok, ok, chiaro. Ok. So, è un discorso un po' filosofico, eh? Qui entriamo proprio nella cosiddetta filosofia perenne, però se non apriamo la mente a concetti, diciamo, un pochino più astratti, che però poi ritroviamo, no? Chiaramente non li comprendiamo fino in fondo. Non è ancora chiaro per qualcuno? Abbassare la mano. Simone. Sì, io ho una domanda, in realtà parzialmente risposta, credo, da questa, proprio sulla materia. La trappola, tra virgolette, secondo me, in cui almeno io sono caduto, nell'approcciarmi alla spiritualità, è stata il tentare appunto l'allontanamento dalla materia. Quando ho compreso che, compreso è un parolone, da una parte l'ho letto che in realtà spirito e materia sono la stessa cosa, c'è una differenza solo di grado, confermi, e compreso invece che in realtà la materia, cioè la vita, è proprio quella poi che ti fa crescere spiritualmente. E quindi non so, anche sono molto confuso in questo momento, non riesco a formulare la domanda. L'accumulo di materia, per esempio, cioè la ricerca del denaro. Non so se entrare in un discorso di giusto o sbagliato, però mi sembra, a me sembra di intuire che in realtà è positiva per lo spirito. È nocivo, anzi, fare il contrario. Probabilmente, specie durante questa epoca, durante questo momento storico, ci è richiesto di elevarci, di padroneggiare bene la materia. Che cosa mi puoi dire a riguardo? Allora, sul discorso della materia c'è tanta confusione, perché tendenzialmente le persone hanno un'idea materialistica della vita, dell'esistenza. Partiamo dal presupposto che una questione è sublimare, è il verbo che non mi veniva prima, è sublimare la materia, quindi renderla superiore a livello spirituale. Un'altra è fare l'accumulatore seriale di materia, e qui entriamo nell'aspetto materialistico della materia. Che vuol dire? In realtà i grandi sapienti non hanno più bisogno della materia, perché l'hanno talmente sublimata che ne comprendono la sua inesistenza. Se è vero che siamo spirito e il mondo è duale a causa di un errore, ma sarebbe tutto uno, come la nostra conferenza, siamo uno, allora capisci che la materia perde valore. Ciò non significa che la materia non abbia valore, perché se noi invece abbiamo capito che in questo mondo che è duale siamo corpo e spirito, allora abbiamo anche capito che tanto valore diamo allo spirito, tal'altro dobbiamo darlo alla materia, se vogliamo che entrambi gli aspetti corrano parallelamente. Perché non scordiamoci che il fine dell'uomo è quello che Gesù Cristo ha insegnato con il segno della croce. Abbiamo un asse verticale e un asse orizzontale.
L'asse verticale è la tendenza alla spiritualità, verso l'alto. L'asse orizzontale è l'asse della materia, della natura. Quindi spirito, corpo. Dov'è che si pone l'uomo? Al centro. Nel punto centrale fra l'asse verticale e l'asse orizzontale, che è il punto dell'equilibrio. Quindi tutto ciò che è eccesso va troppo su, è sbagliato, sbagliato fra virgolette, va troppo di là, non va bene. L'ideale, e per questo esiste il principio cristico, ad insegnarci questo, l'amore intelligente, l'intelligenza attiva, ti deve portare al centro della croce. Il lavoro dell'iniziato e del profano che si avvicina al percorso esoterico è quello di rimanere sempre al centro della croce, che vuol dire lavorare tutti i giorni, con i 7 giorni della settimana, con i 7 arcangeli. Ed è quello, questo è sempre un lavoro martinista, lo facciamo noi martinisti. Facciamo il lavoro dei 7 giorni, il lavoro di purificazione. Se tu non ti purifichi ogni giorno lavorando sull'arcangelo di quel giorno specifico, collegato, come abbiamo visto, al pianeta, collegato alle polveri e ai metalli, ecco perché vi ho fatto tutto quel ragionamento, allora è inutile se noi non facciamo quello. Perché se noi vogliamo essere un Atanor su cui l'opera divina, l'opera sacra deve operare, l'Atanor deve essere pulito. Motivo per il quale, se tu non ti purifichi in un percorso esoterico, tu non puoi fare un percorso esoterico. E questi pseudo-esoteristi che vanno in giro, pseudo-iniziati, che non fanno altro che dire parolacce, che hanno una vita diversa da quella che poi sarebbe sacra, ti fanno comprendere che non hanno capito il percorso. Il percorso prevede la sublimazione, cioè la centralità. Ed è anche vero che se tu stai lavorando bene, Simone, i soldi ti arrivano da soli. La materia la attrai, non la respingi più. Ecco perché nel contrasto c'è l'armonia. Perché laddove sembrerebbe la materia contrastare con lo spirito, diventa tua alleata se tu lavori nel giusto mezzo. È chiaro? Sì, abbastanza chiaro. Grazie, hai risposto anche a me ulteriormente. Ci siamo. Un piacere. Claudia, per intelletto attivo può essere tradotto con inconscio? No. L'intelligenza attiva non è l'inconscio. L'inconscio è un fattore più psichico, quindi legato più alla psiche e all'anima, mentre l'intelligenza attiva è legata alla comunione fra Dio e l'essere umano. È un canale di comunicazione diretta che tu hai con Dio, con la divinità. Tanto è vero che i grandi imprenditori, i grandi scienziati, le grandi menti di questo mondo, spesso le loro intuizioni ce le hanno durante la notte. Si svegliano e hanno partorito l'idea che poi concretizzeranno e si realizzerà nel Macintosh di ultima generazione. Questo è quello che si crea. È nel silenzio, nell'entrare in se stessi, quello che i yogi dicono, no, il sedersi in sé, è in quel concetto il momento del silenzio, il momento in cui tu sei in comunione con Dio, in cui Dio, inteso come divinità, ente universale uno, comunica con te e ti dà tutte le idee che tu svilupperai durante il giorno. Non ti è mai successo di avere un'intuizione così d'amblè, ti giri e dici, cavolo, adesso ho capito quello, oppure ho in mente questa cosa, la realizzo e diventi importante perché hai realizzato quella cosa? Perché quella cosa non viene da te. Noi siamo un mezzo, siamo lo strumento. Ecco perché quello che succede nella nostra epoca, ancor più che nelle precedenti, che è di rendere onore e fama all'uomo, all'individuo, il deizzare l'uomo, il deificare l'uomo, è l'errore più grave, perché nelle tavole di Mosè c'è scritto che non ci sarà Dio. L'avete letto? Lo leggete la Bibbia? La leggete la Bibbia? Ecco, non è una cosa cristiana la Bibbia di per sé, cioè lo è,
per questioni che ora non andiamo a toccare, perché lo è chiaro, però nasce come un testo sacro, un testo ispirato, via verità, un testo ispirato. Ti ho risposto, Simone? Così passiamo a Antonio? Sì. Io ho 2000 domande, però andiamo avanti. Ma no, scrivitele, passale dopo, poi chi potrà rimanere rimane. Intanto andiamo a Antonio, che poverino ha alzato la mano da 10 minuti. Sì, Claudia, io volevo un attimino continuare questo discorso della materia in un certo senso e rispondere anche un pochettino a Simone, quello che è la mia idea. Il discorso dei soldi, lui parlava dei soldi, l'acquisizione, quindi uno in quest'era che bisogna magari accumulare perché padroneggiare bene la materia. Io sono dell'idea che bisogna padroneggiare la materia, cioè proprio nel senso della parola. Padroneggiare la materia significa non per forza accumulare materia o trattarla in un modo specifico, significa averla e abbandonarla secondo l'ascolto centrale del nostro sé. Sta sempre lì. Cioè, lì si può legare anche il discorso armonico degli scambi e delle opposizioni tra le diverse potenze in gioco. Se tu riesci a padroneggiare la materia, vuol dire che sei in ascolto anche del tuo sé, che già sei tirato fuori dalla materia. Il problema è tirarsi fuori dalla materia. La materia ci distrae e ci ingabbia in questa sopravvivenza quotidiana che poi ognuno di noi affronta nel quotidiano, giustamente, però ecco, l'importante è veramente fermarsi e ascoltarsi, cioè entrare nel proprio centro. Questo ti dà poi la forza di, possibilmente in un frangente, accumulare materia, se parliamo di accumulare materia, oppure abbandonarla e strapegarsi completamente la materia in altri aspetti, perché in quel momento vuol dire che è così. Quindi quello fa parte di un percorso di crescita, secondo me. Quindi saper padroneggiare significa ascoltarsi, significa veramente capire il centro, e questo fa parte, è una parte molto importante del percorso, quando si inizia un percorso, secondo me, perché si capisce il distacco e l'introspezione è alla base, anche come diceva Claudio giustamente. Perché scendere in se stessi poi significa iniziare a capire come si muove la materia rispetto a te. Quindi poi scopri che la materia si muove tutta allo stesso modo. I principi sono sempre quelli. È come nella musica, si cambiano delle scale, però le note sono sempre quelle, i meccanismi sono sempre quelli, quindi... E tutto regge sempre sugli stessi principi. Non so se ho espresso in qualche modo, se mi sono espresso bene. Se... Quindi alla fine l'ascolto del sé centrale, quindi l'incrocio delle due croci, cioè quindi stare al centro. Per me ad esempio è stato importantissimo nel mio percorso personale. All'inizio ho esplorato molto la materia, nel senso che poi a un certo punto sono stato sempre molto curioso, quindi ho un pochettino ho esplorato la scienza da tutti i punti di vista. C'era qualcosa che mi ha sempre spinto alla ricerca. Poi ho capito che tutto era arrivato al limite, cioè tutto funzionava sempre allo stesso modo. Cioè cambia l'argomento, però il principio è sempre quello, no? Quindi una... tra opposti, l'armonia proprio che si trova al centro, che nasce dai contrasti, come diceva Claudia, ma in tutti i campi, se parli di chimica, di fisica, della natura, è sempre là il discorso. E poi quindi ho capito che bisognava andare oltre, c'era un'esigenza personale di andare oltre, quindi ho avuto un taglio netto all'inizio con la religione, Claudia ne al corrente di questo, perché mi sono ribellato all'idea di sottostare a un'idea comune che è ingabbiata nella materia sempre comunque. Quindi da lì poi ho iniziato un percorso personale che ci trovo veramente bello,
che ha dato un senso, veramente sta continuando a dare un senso a quello che è il mio trascorso. Penso che non tutti hanno questa spinta interiore, non so se la riescono a trovare nel loro percorso, praticamente un proseguo di altre vite, cose, quindi una crescita nel tempo, inteso non come nel tempo di questa vita, ma in un tempo con una prospettiva molto più ampia. Alcune persone, anche se tu provi a stimolarle, oppure provi a entrarci in contatto, provi a, come dire, a metterle in confronto con se stesse, ti scappano, sfuggono alla, perché non sono pronte, non è il momento di, per cui non vogliono ascoltarsi. Il problema è ascoltarsi. Quindi se sta tutto lì, è molto semplice, tutto quanto sta molto vicino a noi, è un piccolo passo, sembra difficile, però è molto semplice, poi scopri tutte le volte che è molto semplice, niente di complesso, sta tutto già all'interno di noi. Quindi, però c'è un momento in cui poi scegli di iniziare questo percorso, perché ti accorgi che c'è un senso molto più profondo. Ed è una cosa bellissima. Io riassumerei tutto quello che hai detto nelle leggi ermetiche del Kybalion. Ecco, leggetevi il Kybalion, ci sono proprio leggi fondamentali, sono quelle di cui tu parli, le leggi che reggono tutto, il tutto. Grazie Antonio per la tua testimonianza. Chiara? Sì, io volevo fare una domanda in merito a quello che è stato detto prima della materia e il mondo duale, perché alcune tradizioni parlano di un errore, ad esempio l'ognosticismo con la caduta di Sofia, però leggendo Steiner quello che mi è sembrato di capire è che questa caduta, diciamo, era prevista dal percorso, anche dalle gerarchie regolari, quindi si può parlare di errore oppure... Era comunque, cioè, fa parte dell'evoluzione il fatto di staccarsi dal mondo spirituale e poi ritornare. Ottima, ottima domanda, Chiara. Effettivamente è proprio così. E rientra tutto, guarda caso, proprio nella legge degli opposti di cui parlavamo. È il famoso rispecchiarsi, cioè se non c'è l'errore, non c'è la risoluzione. Errore, soluzione. Quindi okay. Chiaramente anche questo rientra... Aspettate che c'è qualcuno che... Ah, Anna Maria che era caduta, la riammettiamo, poverina. È caduta. Rialzata, ok. Rientra proprio in quello. Ad esempio, effettivamente, Steiner lavora sul discorso dell'evoluzione. Mm-hmm. Anche i sette pianeti, lui parte proprio da Saturno. E oggi siamo sulla Terra e l'idea è proprio che l'uomo deve evolversi. Quindi tutto ciò che accade... Anna è diventato un uomo, tutto ciò che accade deve portare a una trasformazione interiore. Se noi leggiamo, ad esempio, La Cascia, sì, proprio di Steiner, La Cronaca della Cascia, spiega proprio questa evoluzione, da dove viene l'uomo e dove poi dovrà giungere. Grazie. Bravo. Sì, grazie a te. Trovate La Cronaca della Cascia anche sul mio canale, uno dei due, non ricordo quale. È un pochino particolare perché sappiamo che Steiner lavora ad esempio molto, può sembrare astratto, in realtà è molto concreto. Però per chi non conosce l'antroposofia è un cammino iniziatico molto particolare perché lavora su una scienza e con una metodologia scientifica un po' antica. Non da tutti apprezzata, perché oggi quello che è venuto a modificarsi è anche il cervello umano, cioè prima si ragionava in maniera differente da oggi e vedremo che i nostri figli ragioneranno in maniera ancora diversa da noi, perché proprio vengono a modificarsi le sinapsi del cervello, cioè ci sono proprio delle perdite e altre che invece vanno ad evolversi. Vabbè, mo senza che entriamo troppo in dettagli. Abbassate la mano chi l'ha già alzata. Perché se no, a meno che non avete altre domande. Tipo, Claudio, volevi dire qualcosa prima? In realtà sì, volevo dire una cosa. Se è possibile, ci abbiamo ancora tempo.
il tempo c'è finché ci state, poi quando ci siamo stufati ci salutiamo, facciamo questo e buonanotte. Tutto, vabbè. È molto bello quello che si è creato qua, e quindi cioè, proprio grazie ma proprio a tutti noi, e poi beh, grazie a te che ce lo porti, e che fai questo strumento e lo fai molto bene. E mi è molto risuonato tantissimo il tuo discorso della, dell'iniziazione spontanea. Non conoscevo questa terminologia, anche se dopo tu l'hai associata all'iniziazione che definisce Steiner. In effetti, sì, la riesco a associare, però questa terminologia spontanea così mi ha fatto molto, mi ha risuonato molto, perché credo che, non lo so, a me è quello che ho provato io ed è credo che quello che abbiamo provato, penso, tutti. Insomma, penso se siamo qui, no? O comunque sia qualcosa di simile, ognuno ha la sua sfumatura e unicità. E niente, quindi io volevo, visto che non mi capita di parlare di questo nella vita normale, volevo giustamente solo dire due parole di quello che mi è successo. Io ho conosciuto dopo l'antroposofia, cioè solo successivamente ho conosciuto Steiner e tutto anche l'esoterismo, proprio come lo racconti e come tu lo porti a noi, o quello che trattano insomma i libri. Prima ho ricevuto una iniziazione spontanea, cioè io non sapevo niente di niente, e a un certo punto è arrivato, ed è arrivato proprio come dicevi anche tu, come quel racconto di quel personaggio che non conoscevo il nome, però attraverso un sentire diverso, e solo dopo ho capito cos'era, e quando, e adesso che tu hai parlato anche della cronaca della Akasha, per questo volevo dirlo, perché la cronaca della Akasha è una delle prime testi di Steiner che ho letto, e quando l'ho letto ho detto: ah, ok, allora io non sono pazzo, perché avevo visto tante cose e sentito tante cose che comunque continuo a trovare nei libri, che comunque prima mi sono, cioè li trovo dentro di me e poi trovo sempre il riscontro fuori nei libri, e quindi anche tu la dici, la necessità di andare nel passato perché ti offrono comunque poi un cammino. Però questa cosa qua viene veramente da dentro, non viene dall'esterno. Mi ha emozionato molto quello che hai detto oggi. Grazie Claudio, guarda, la tua è una testimonianza fondamentale, è un'agnosi naturale che ognuno di noi possiede. E quello che sono chiamati libri akashici in fondo è questo, no? È l'entrata in sé per poter recuperare le conoscenze delle vite successive, di tutte le reincarnazioni che nei secoli si sono protratte e che hanno portato oggi a quello che ognuno di noi è. Ognuno di noi è il risultato di quello che è stato. Quindi chiaramente sta lì il discorso, e qui mi riaggancio anche a quello che diceva Antonio, perché oggi noi ci troviamo qui e non altri, perché c'è chi oggi sta in uno stadio e c'è chi ancora deve arrivare a quello stadio, o sta già in uno stadio successivo, per cui sarebbe un minus oggi stare qui. Quindi è tutto un discorso prettamente legato a quello, motivo per il quale impariamo, grazie a queste conoscenze, che il giudizio è sbagliato. Il giudizio è sempre sbagliato, per ogni cosa della vita è sbagliato, perché se oggi, per dire, c'è una persona che ha fatto quell'esperienza e un'altra non l'ha fatta, perché deve andare così, perché tutto va come deve, perché quello è il percorso che è previsto per quella persona. E la società attuale tende invece a creare il paragone, tende a creare la competizione, e questo è il problema della società, e questo è il problema più grave, che poi danneggia gli spiriti. Purtroppo c'è, ma noi abbiamo la fortuna di saperlo, e grazie alla contrapposizione lo so, e so che esiste. Io vivo in armonia con me stesso e con gli altri. E ritorniamo
No, Claudia, il discorso che tu ponevi. Se tu non conosci, non sai, lo vivi come un problema. I problemi non esistono, perché i problemi li creiamo solo noi nella nostra mente. Tutto è esperienza, tutto è necessario, anche le cose più brutte sono necessarie per apprezzare quelle più belle, o per apprezzare la normalità, perché la normalità, secondo molti filosofi, Leidon, è in realtà la felicità. A volte si va a cercare la felicità come se fosse un frutto da andare a pescare nell'albero più alto del giardino del vicino. No, non è vero, la felicità è tutti i giorni, perché il solo fatto che tu vivi, che tu esisti, che tu puoi fare l'esperienza, per te è motivo di felicità, perché è motivo di evoluzione. Tutto qui. Penso che questi sono concetti che poi ognuno di noi già conosce. È interiorizzare la fatica in tutto questo. È interiorizzare. Se poi interiorizzi, scompare il giudizio, scompare ancora peggio il pregiudizio, che è proprio da primitivi, e rimane solo la vita, la vita, che è il principio del logos solare, il principio cristico. No? Che ci viene posto proprio perché ci deve insegnare il centro della croce, cioè l'equilibrio della vita, l'esistenza. L'esistenza è equilibrio, lo sforzo è rimanere in equilibrio. Ma è bello, è uno sforzo che è faticoso, ma è uno sforzo che porta i suoi frutti, e quando li porta tu capisci la felicità dell'esistenza. Il problema è di chi non vive lo spirito, vive la materia, non può vivere la felicità, vivrà attimi di euforia che si contrappongono, per la legge degli opposti, ad attimi di forte delusione, forte amarezza, per cui questo contrasto sarà sempre più prepotente e non ci sarà mai l'equilibrio in queste persone, nella vita, diciamo, profana, fra virgolette, cioè di chi non ha avuto il primo risveglio, di chi non ha avuto, Claudio, questa iniziazione spontanea. Perché ditemi un po', ma quale padre non desidera l'evoluzione del figlio? Quale padre? Quindi per quale motivo noi non dovremmo avere un'iniziazione spontanea, un risveglio? È previsto per tutti, ma pochi ne hanno consapevolezza. Qualcuno vuole dire la propria esperienza, vuole esprimere un concetto, vuole rimarcarne un altro. Tommaso ha la mano alzata. È rimasta così. Sì, eccomi. Scusami, Tommaso. No, vabbè, da poco che l'ho alzata in realtà. E comunque no. volevo cogliere questa occasione semplicemente anche di nuovo per ringraziarti, perché tra poco io devo andare a letto. Quindi intanto ti ringrazio, e soprattutto anche per l'argomento della prima puntata, che mi sembra perfettamente inerente, cioè, e soprattutto perché, come ti ho detto anche a te, io ho appena finito il liceo, il quinto liceo, sono uscito quest'anno dal quinto liceo, e la cosa che mi fa pensare tanto, soprattutto in questa riunione che abbiamo avuto, è che questo passaggio che hai spiegato, comunque dell'iniziazione spontanea, che neanche sapevo dell'esistenza, credo di averla passata proprio appena finita scuola. Cioè, ho avuto un cambiamento da veramente, ho dovuto purtroppo anche lasciare tante amicizie che mi trascinavano magari in quella che era la materia, l'ho dovuto purtroppo fare, però adesso mi sento molto meglio, e soprattutto dopo aver scoperto, vabbè, Steiner, cioè, è una cosa stupenda, credo, per tutti. E niente, poi ritornando invece al discorso che hai fatto prima della felicità che equivale alla normalità, no? Ti volevo chiedere se magari si poteva un po', poteva centrare con anche i 6 esercizi che dice Steiner, che una volta raggiunti quei 6 esercizi, cioè, secondo me è quello di cui si parla, è quella la felicità di cui poi si parla. Ovviamente ci stanno intorno tutte altre cose.
però non lo so, io ho visto questo, ecco. E ti ringrazio a te e anche a tutti gli altri, appunto, per questa anche opportunità che state dando a me. Grazie di tutto. Tommaso, grazie, grazie a te. Tra l'altro, prima di andare a Ninna, ti rispondo a questa cosa e poi te ne dico un'altra. La prima, ti rispondo al fatto al discorso dei 6 esercizi di Steiner, che avrei voluti, cioè che li prenderò proprio nel prossimo incontro, quindi lavoreremo su quelli, così già lo sapete, per chi fosse interessato, lavoriamo proprio sui 6 esercizi e sul lavoro della felicità, della compenetrazione del pensiero, insomma, lavoriamo proprio su questo la prossima volta, quindi ve lo anticipo, e anche su quello che hai detto, il fatto che tu sei così giovane. E io ricordo e vi ricordo le parole del Cristo quando nel Vangelo troviamo gli ultimi saranno i primi. Non si sta riferendo agli ultimi venuti, cioè scusatemi, non si sta riferendo agli ultimi, non so a chi, per dire, è rimasto senza nulla, ai clochard o quant'altro, si sta riferendo proprio alle nuove generazioni. Gli ultimi sono quelli che nascono per ultimo, sono quelli che avvengono prima di noi. Quindi in realtà tu hai avrai un'evoluzione superiore alla mia, perché tu sei ultimo rispetto a me, io sono prima di te. Gli ultimi saranno i primi, vuol dire che chi viene dopo è un'anima ancora più antica. Perché, dato il ciclo storico, il ciclo delle ere, soprattutto ora che siamo il famoso Kali Yuga, in un periodo molto oscuro, noi abbiamo bisogno di sempre più maestri antichi per andare avanti, altrimenti non progrediremo. Quindi gli ultimi, quelli che nasceranno dopo di me, dopo di te, saranno quelli che segneranno la via della nuova umanità. Quindi rispetto per questo, quello che abbiamo perso nella nostra società, il rispetto che prima si dava agli adulti, perché gli adulti erano saggi, gli adulti sono saggi, ma il vero sapiente è quello che sa, e chi sa quello che arriva dopo, perché ha la conoscenza di tutto quello che già c'è stato prima di te. Okay. Questo è un aspetto esoterico, che non tutti conoscono. Okay, non lo sapevo. Va bene. Però se tu hai compreso... Sì, sì, sì. Non lo sapevo, ho capito. Ti ringrazio veramente. Grazie a te. E con questo, colgo l'occasione per fare un saluto a tutti e ci vediamo la prossima settimana. Grazie. Buona continuazione a tutti. Buonanotte. Buonanotte. Ciao Tommaso, buonanotte. Ciao ciao. Credo che sia tardi un po' per tutti. Io starei le ore, ma insomma, ognuno poi ha la sua stanchezza della giornata. Come tutti quanti, quindi a meno che non vogliamo aggiungere altro, ci possiamo anche salutare. Facciamo come all'inizio, tutti con le mani così. Ciao Claudia. È stato un piacere. Grazie di tutto. Grazie. Grazie a tutti. Buonanotte. Buonanotte a tutti. Grazie, ciao. Grazie mille. Ciao, metti ciao. Giù. Metti giù prima tu. Se chiudo io, andate via tutti in contemporanea. Mi sembrava brutto. Aspetto che ognuno lascia. Va bene. Ciao, ciao, grazie. Ciao. Ciao. Ciao a tutti. Buonanotte. Ciao Nancy. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Mm-hmm.